Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di FedePharma Channel. Diamo una rapida occhiata ai titoli di oggi. TAR Lazio, no al 26,70% di ripiano del payback da parte delle farmacie. Accolto il ricorso di FedePharma. Diabete, i farmacisti siciliani in prima linea nella campagna di screening Dia Day. Medicinali veterinari, Ministero, reazioni avverse in aumento del 50%. Tumori urologici, FedePharma e azienda sanitaria rodense, in campo il 1 ottobre per la prevenzione. Il TAR del Lazio annulla la determina AIFA che impone la quota del 26,70% alle farmacie per il ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica territoriale. FedePharma aveva impugnato la determina del 2008 con la quale sono previste le modalità di ripiano in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale. L'intero ripiano dello sforamento, si ricorda, è previsto che sia ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali. FedePharma ha contestato, nella sostanza, il fatto che AIFA abbia previsto la quota di sforamento posta a carico delle farmacie, avendo come riferimento unicamente il margine teorico di spettanza di queste ultime, senza tener conto che tale margine si era fortemente ridotto in virtù degli sconti al Servizio Sanitario Nazionale. Farmacisti siciliani in prima linea nella campagna di FedePharma di screening del diabete con 13.838 questionari compilati e 2.752 casi rilevati, pari a circa il 12% del totale nazionale esaminato durante la scorsa edizione. A sottolinearlo è FedePharma Palermo, che riporta i dati regionali del Dia Day ai blocchi di partenza per la nuova edizione 2018. Per il presidente di FedePharma Palermo, Roberto Tobia, l'importanza della prevenzione sta nei numeri. Un paziente con diagnosi precoce, adeguatamente trattato, costa al Servizio Sanitario Nazionale circa 800 euro l'anno, mentre un diabetico scompensato o con diagnosi tardiva può fare salire la spesa fino a 36.000 euro l'anno. Da qui l'importanza della rete delle farmacie, diffusa capillarmente sul territorio, che favorisce il controllo e il monitoraggio dei pazienti. Aumentano del 50% in un anno, grazie a una crescente sensibilità del problema, le segnalazioni di reazioni avverse ai medicinali veterinari. Nel 2017 ne sono state registrate 576, rispetto alle 383 del 2016. Sono dati che emergono dal bollettino 2017 di farmacovigilanza dei farmaci veterinari. Polli, bovini e suini le specie che hanno manifestato maggiormente eventi avversi. Lombardia, Campania e Veneto le regioni da dove proviene la maggior parte delle segnalazioni. Il 1 ottobre in tutte le farmacie di Ro, Garbagnate e Corsico si svolgerà la giornata della prevenzione dei tumori urologici. Tutti i cittadini che si recheranno in farmacia avranno la possibilità di compilare un questionario che contiene domande sui fattori di rischio dei tumori renali, vescicali e della prostata. Grazie alla collaborazione tra FedePharma Lombardia e l'azienda sanitaria locale, la farmacia si conferma ancora una volta presidio di prevenzione e alleata prossima della salute dei cittadini. Questa è la nostra ultima notizia, nell'augurarvi un sereno fine settimana vi rimandiamo al prossimo appuntamento con lo spazio di FedePharma Channel dedicato all'informazione.